Milano, in occasione della BIT, viene annunciato questo nuovo sistema per mettere in rete tutte le aziende che in qualche modo appartengono alla green economy rurale, mettiamola così. Ecco, esatto. Cosa rappresentate oggi? Abbiamo in pratica costituito un contratto di rete tra imprenditori della Puglia, della Basilicata e della Calabria e insieme cerchiamo di sviluppare un progetto proprio di riqualificazione territoriale, usando il turismo come driver, ma poi tocchiamo anche altri settori come l'artigianato, l'agricoltura. Il progetto ha tre principi fondamentali, che sono quelli dell'aggregazione, della internazionalizzazione, ma soprattutto della green economy, perché crediamo fortemente nei concetti di sostenibilità. Quindi abbiamo individuato dei territori rurali su cui sviluppare delle direttrici e su queste direttrici applicare un modello strategico che abbiamo chiamato FEM. Possiamo fare degli esempi di questi territori, quali possono essere? Ecco, uno dei territori è quello da cui è partito tutto, è proprio in Puglia, è un territorio che parte da Crispiano, dalle masserie di Crispiano, nella Valle d'Itria, quindi nel centro, nel cuore della Puglia, e arriva fino a Pulsano sul Mar Ionio. Quindi un itinerario che va dalle masserie e quindi la riqualificazione di questi immobili storici con un'età secolare e insieme anche al loro paesaggio, quindi agli ulivi monumentali. E quindi in queste location avremo l'ospitalità. Poi abbiamo Grottaglie sull'itinerario, che invece è una città famosa per le sue ceramiche, con tutto il quartiere delle ceramiche. E infine Pulsano, con la bellezza del Mar Ionio, dove lanciamo anche un importante momento di ricerca sui delfini e sulle balene che in questo periodo arrivano nel Mar Ionio. Ecco, quante sono le offerte a livello per esempio di posti letto già oggi qualificati? Abbiamo circa 200 posti letto distribuiti su più masserie e ovviamente la possibilità infinita di itinerari, quindi anche dormendo in altre realtà del sud Italia è possibile venire e fare un'escursione quotidiana e quindi fare delle degustazioni nelle nostre masserie. E quindi quanto pesa l'enogastronomia sul vostro progetto? Beh, l'enogastronomia è il punto di forza, è davvero l'aspetto fondamentale, infatti il nostro acronimo parte proprio dal food, il nostro acronimo che è FEM, Food, Art, Move and Energy, parte dal food, perché oggi io penso che il Sud Italia ha una grandissima capacità di produrre produzioni di qualità enogastronomica e quindi una grande possibilità di crescita per tutta l'Italia.